Ciao, sono Alessandra, svolgo l'attività di servizio civile presso la cooperativa Cabiria a Parma. L'attività di servizio civile la svolgo tra un gruppo appartamento della cooperativa più dei laboratori, che un domani vorrò fare l'educatrice, quindi devo dire che mi sta servendo a livello professionale per arricchirmi, per capire praticamente come si opera con gli utenti in prima persona e non solo teoricamente. Il laboratorio che più mi piace è il laboratorio video, è un laboratorio in cui operano più ragazzi. Adesso stiamo stilando ad esempio una sceneggiatura per un cortometraggio che andremo a fare dalla primavera in poi. Mi sento nel posto giusto al momento giusto, non so come dire, però magari se l'avessi fatto un po' prima o qualche anno dopo sarebbe andata diversamente. È una cosa che consiglio di fare a tutti, sia chi vuole farlo professionalmente in un futuro, sia chi magari non è proprio il ramo che vuole intraprendere, però la crescita personale e l'arricchimento anche, insomma, ne valgono la pena, ecco. C'è un contatto con quelle che sono le problematiche. Io, per esempio, opero nelle problematiche della disabilità psichiatrica. E quindi c'è questo muro che cade, perché li sentiamo sempre, cioè sentiamo dei problemi a livello generale, però vabbè, ognuno rimane a casa sua, quindi non si sa mai come sono realmente le cose. Una volta che il muro cade, dici vabbè, però cioè, è come se potesse accadere anche a me una cosa del genere. Quindi è un arricchimento proprio a livello personale, oltre che, ripeto, per chi potrebbe farlo in futuro anche professionale. Ciao a tutti, sono Giuseppe e ho iniziato il mio servizio civile a marzo 2019 con la cooperativa Proges presso il Centro Varese, che è una struttura che sostanzialmente si occupa di persone con vari gradi di disabilità. Cosa mi ha spinto a intraprendere questa esperienza? Sicuramente la voglia di mettermi in gioco. Dopo tanto studio, volevo mettermi alla prova sul campo, testarmi un po'. Inoltre, aiutare qualcuno percependo un compenso, un ritorno economico, comunque ha inciso anche sulla presa di questa scelta, di questa decisione. Le premesse erano queste, però in realtà il servizio civile ha significato molto di più per me. E ho conosciuto nuove persone, alcune le ho aiutate, o almeno ho cercato di aiutarle come potevo, alcune hanno aiutato me. Ho fatto esperienza della disabilità nei suoi aspetti belli e in quelli meno belli. E infine, devo dire, con grande soddisfazione ho ricevuto un'offerta, un'opportunità lavorativa proprio dalla Proges e quindi questa mia avventura prosegue tuttora. Quindi, che dire, sicuramente è un'esperienza che consiglio di fare e che vi arricchirà sia a livello umano che a livello professionale. Ciao, io mi chiamo Stella e sto svolgendo il servizio civile presso San Donato, alla casa dei bambini, che è una scuola materna. E qui sto affiancando le educatrici nei percorsi educativi e sono a contatto con i bambini. Mi piace tanto di aver colto l'opportunità di svolgere servizio civile perché riesco ad affacciarmi più facilmente al mondo del lavoro e sto provando delle cose diverse perché questa esperienza sta arricchendo sia il percorso di studi che mi sto arricchendo personalmente.